Allora, buongiorno. Vediamo un attimo le successioni numeriche. Che cos'è una successione numerica? Successione noi intendiamo una sequenza di valori, no? A partire da numeri naturali otterremo una sequenza di valori poi, ossia di punti discreti. Perché sono punti discreti? Perché noi sull'asse delle ascisse ovviamente abbiamo i numeri naturali. I numeri naturali sono dei punti isolati, sono dei valori isolati, quindi 1, 2, 3, quindi non posso unire questi punti, ecco perché sono dei punti discreti. E allora è una funzione che chiameremo A con n, da valori in n, cioè dai numeri naturali, a valori in r, a valori in r, perché ovviamente sull'asse delle ordinate noi otterremo dei valori in r, valori reali. Quindi molto velocemente andiamo a vedere giusto un esempio, no? Supponiamo che la mia A con n sia uguale, abbia questa caratteristica, questa forma 3n-2. Vedete, A con n appartiene a R, sono numeri reali, può essere qualsiasi valore, mentre invece n appartiene ai numeri naturali. Quindi i numeri naturali li vado a leggere ovviamente sull'asse delle ascisse, valori reali sull'asse delle ordinate. Quindi cominciamo. Se n è uguale a 0, ovviamente vado a sostituire 0, 3 per 0 fa 0, quindi A con n sarà uguale a meno 2. Per n uguale a 1, A con 1, perché abbiamo messo il valore n uguale a 1, A con 1 sarà uguale a 1. Per n uguale a 2, 3 per 2 fa 6, meno 2 fa 4. Per n uguale a 3, 3 per 3 è 9, meno 2 fa 7, e così via. Ovviamente i matematici sono molto interessati a sapere cosa succede ad una successione quando n tende a più infinito, cioè per valori infinitamente grandi. Perché per i primi valori noi sappiamo calcolare, diciamo, una successione. Però per n che tende ad infinito, i matematici sono sempre stati incuriositi dall'infinito. E quindi queste successioni, come anche le serie che vedremo dopo, saranno, studiate per questo valore che va ad infinito. Ecco, un'analogia è con le funzioni. Però le funzioni vanno da R in R, quindi sono tutti punti di accumulazione, questi dove io ovviamente qua ho avuto dei punti discreti, qua invece posso unire tutti i punti perché i numeri reali ovviamente io posso prendere non solo 1, ma 1,1, 1,2, 1,01, 1,001, quindi ho un'infinità di punti che io posso comunque unire e ottenere poi la mia funzione. Infatti nelle funzioni poi si va da R in R. E quindi, o meglio ancora, da R variabile indipendente a R variabile dipendente. Quindi, vediamo un attimo alcune definizioni molto importanti. Una successione quando è limitata inferiormente, quando esiste una m, quindi un valore m piccolo appartenente ad R, tale che A con n è maggiore o uguale ad m per ogni n appartenente ai numeri naturali. Quindi, in questo caso, io prendo un valore m e la mia successione, ok, la mia sequenza di numeri discreti è limitata inferiormente, cioè andando a più infinito, questo valore A con n si avvicinerà sempre di più al valore m. E quindi A con n è maggiore, perché al di sopra, vedete, maggiore o uguale a m. Oppure può essere limitata superiormente, in questo caso è il contrario, con n sarà minore o uguale ad un valore m grande. Io prendo un valore m grande e la mia con n sarà minore o al massimo uguale a m, quindi è limitata superiormente. Oppure può essere limitata sia superiormente che inferiormente, quindi si dice semplicemente limitata quando esiste m piccolo ed m grande, tale che la mia con n è compresa fra m piccolo ed m grande. In questo caso, vedete, abbiamo m piccolo ed m grande e la mia con n magari si comporta in questo modo. Questo può essere un andamento, ma ne può avere tanti altri, ovviamente, giusto per rendere l'idea. Poi una successione può essere monotona crescente se A con n è minore o uguale ad A con n più 1, e questo è il caso. Se io prendo n, questa è la mia con n più 1, e quindi A con n più 1 sarà sopra, quindi è, come vedete, monotona crescente, chiaro? Quindi A con n è minore di A con n più 1, che a sua volta sarà minore di A con n più 2, e così via. Al contrario, decrescente se A con n è maggiore o uguale ad A con n più 1. Quindi maggiore o uguale, in questo caso, ad esempio, se prendo n, la mia con n sta qua, quindi primo punto, n più 1, A con n più 1 sarà in questa posizione, e quindi la mia con n sarà maggiore o uguale ad A con n più 1. Ovviamente
La differenza tra monotono strettamente crescente e strettamente decrescente dobbiamo togliere l'uguale, cioè A con n è strettamente minore di A con n più 1, come proprio questo caso, no? Perché A con n è proprio minore di A con n più 1, perché minore o uguale significa che io posso avere anche due punti sulla stessa ordinata e quindi poi magari cresce lentamente o velocemente, però in quel caso è solo crescente o decrescente, però strettamente significa togliere questo uguale, va bene? Allora, questa è giusto una panoramica sulle successioni numeriche, perché si parte dalle successioni numeriche per poi studiare le serie numeriche, ossia la somma di più successioni, la somma quindi di più valori. E come detto prima, ai matematici interessa ovviamente sapere queste somme, no, di infiniti numeri, cioè andando a più infinito, sommando infiniti numeri, cosa succede alla nostra serie? Quindi spero di essere stato chiaro. Queste sono quindi le successioni. Al prossimo video poi parleremo invece delle serie numeriche.